Questo è mi dà su umane vecchiarelle che ha cominciato a usare Guave Maria, guardava una mia cugina e diceva mammo karma. Arrivata a Lourdes tutte le vecchiarelle andarono in albergo, mia nonna voleva andare subito al santuario che è un luogo bellissimo, dove ti metti in fila, tutte le spalle, esce faccia, arrivo prego, asciugamano, prega e vai. Arrivo turno, mi mutto le spalle, ascette faccia, arrivo prego, asciugamano, prega e vai. Arrivo turno mia nonna, sotto le spalle, ascette faccia, arrivo prego, asciugamano, prega e vai. Arrivo turno mia cugina, sotto le spalle, ascette faccia, prego, da guardare, certo, non è successo niente, mi dà la volta. Mia nonna si stasera se qua, voleva rossere meno negozio, si va a fuggire per dritto. Non voleva accattare niente, e io volevo sempre un pesciolino rosso, ma non mi accattava. Una volta nonna si distraette, passava innanzi a una pasticceria, chi si era cacciato i cornetti. Cioè, nonno, senti che odore, senti che profumo, sono usciti i cornetti. Nonno, mi dice, c'è quale ho problema, nonno, a te te va bene, passa una tavola, a due, a due. Si distraette, comunque mi accattava il pesciolino rosso. O nonno dice, no, ma chi lo mora in presso, ma che tu accatta a fare, chi lo mora in presso? Infatti quando mi accattò il pesciolino russo ogni volta con la nonna passava innanzi alla vaschetta il pesciolino guardava se faceva il corno. Il pesciolino dura 5 anni, la vaschetta nonna non la cagnai, dunque il pesciolino crescette, la vaschetta del piccino, il pesciolino viene solo innanzi a rete. Un anno, mi ricordo un giorno, ci arrivò una bulletta dell'acqua, nonno 80.000 lire, nonno io che mi hanno pedito a casa, mi sono bulletta a mano l'acqua, 80.000 lire l'acqua, 80.000 lire l'acqua. 80.000 l'irracco e la cucina mi chiede la mano, mi dice la mano dove è andata la scuola pesciolina, io pesciolino guarda c'è tu voglio poter imparare a volare, oi! E